squadra quadrata alla fine quello che muove la classifica in attesa poi questi tre scontri prossimi messi sì, con Castelli che saranno fondamentali per la salvezza. Sì, è un punto fondamentale, perché alla fine ogni punto, ogni partita sarà determinante per noi, quindi siamo contenti, sapevamo di fare di dover affrontare una squadra difficile, ostica, quindi grazie a Dio per la prestazione, per il giusto. Mi spiace per l'esclusione di Kenneth, speriamo di trovarlo il prima possibile. E come detto tu, penso che queste tre partite ci giochiamo la salvezza, speriamo di chiuderla prima possibile pensando subito a Messina. Ecco, proprio sull'esclusione di Kenneth tu dice ci dispiace ovviamente anche noi perché l'abbiamo visto in tribuna. Il fallo sì c'era, magari c'era il cartellino giallo, ma non c'era l'intenzione da parte del calciatore di far male l'avversario. Perfetto, è quello che volevo dire. Ci dispiace un attimo come ragazzo, come giocatore, sì. E anche perché poi secondo me il fallo è giallo. Però ormai l'arbitro ha deciso di rispettiamo. Ecco, torno in campo dopo diverse giornate che sei stato fuori. Ecco, abbiamo visto che dopo una cinquantina di minuti facevi difficoltà a stare in campo, però è stretto i denti come un po' tutta questa diversità. Perché anche oggi è sceso in campo con diversi giocatori, non ha meglio, però state facendo necessità virtù. Sì, no, dico, siamo stati molto, molto bravi, abbiamo tenuto bene in campo, tutta la squadra si è mossa bene, abbiamo fatto un metodo nuovo, abbiamo interpretato il nome molto bene, va merito a tutta la squadra, ma anche alle persone che lavorano intorno a noi, dobbiamo solo continuare così. Io per vari motivi, ho scelta tecnica, era 2 mesi che non giocavo, quindi è passato un po' di tempo, capita, sono successe un po' di situazioni fisiche, però ringrazio Dio comunque, ho avuto l'opportunità di giocare, di fare al massimo. E spero di fare sempre meglio da qui alla fine per poter dare, come dire, ricambiare la fiducia che questa azienda nelle persone che anche in questi mesi mi sono stati vicini. Ecco, un punto che assume ancora più valore, grazie anche alla sconfitta del Monza al 93esimo. Adesso sono 4 punti di distacco dalla zona calda, adesso si potrà giocare con Messina con una maggiore serenità rispetto alla gara di oggi. No, maggiore serenità no, perché calcisticamente è una partita da vincere. Questa salvezza passa da questi scontri diretti, questo è un po' grasso, poi ci abbiamo Rischio e poi ci abbiamo la Lupa, quindi niente, è un punto importante, ce lo prendiamo, siamo contenti, però non cambia niente, nel senso che fin quando non avremo raggiunto la salvezza matematica è impossibile stare sereni, è impossibile passare la squadra. Ecco, oggi davvero le occasioni sono latitali da una parte e dall'altra. È stato importante l'intervento di Russo che ha chiuso la serie di rischio con Cortellini, però ecco, la Juventus ha avuto solo quell'occasione con Cancellotti. Merito diciamo ecco, del atteggiamento delle due squadre oppure anche il campo che ha un po' condizionato, che l'ha voluto passare da vicino? No, ma forse anche l'assetto tattico delle due squadre. Poi loro giocano in casa, giocano sempre così, quello che ho potuto vedere, il mister analizzato in video ieri, quindi sapevamo che era una partita difficile, c'è stata due occasioni, una nostra, una loro, quindi la partita è giusta, è ovvio che poi quando perdi queste partite diventa difficile, no? Si è lottato, abbiamo giocato fino alla fine, loro anche poi in superiore numerica non provato a vincere, noi siamo stati in casa, siamo difesi con loro, la parata di Russo che stava molto bravo, penso che abbiamo iniziato lì. Ecco, pensiamo sempre a questi tifosi, sono storici, anche oggi di sabato per esempio, chi ha sostenuto. Sì, ma noi l'abbiamo sempre detto e ripetuto, ci sono stati tanti confronti, delle volte abbiamo preso delle manifestazioni anche dure, però un grande rispetto e lealtà per Roma. Purtroppo quest'anno abbiamo vissuto eccessivamente dei momenti difficili, però grazie a Dio, grazie a noi e grazie a loro li stiamo superando. Sono convinto, ho sempre pensato che i tifosi sono una parte determinante per ogni club, per ogni squadra. Sono convinto che si possa passare, spero per questo finale di campionato e forse nei prossimi anni si possano godere